Siamo con Vittorio Cosma, direttore di orchestra varesino, di Comerio per l'esattezza. Sei direttore d'orchestra anche quest'anno al festival con Ron e Sinigallia. Che dire, due grandi artisti, due artisti che parlano al cuore. Vabbè, devo dire che con Riccardo c'è un rapporto di amicizia, stima, condivisione di progetto, perché a parte avergli insegnato tutto, come forse saprete, lui era un ragazzo, insomma, gli ho insegnato a suonare, a scrivere le canzoni, ho trovato il suo sound e poi lui con le sue gambe piano piano, no scherzo, siamo amici da tanto e in tutti e tre i suoi dischi ho coprodotto le canzoni, ho collaborato. Poi abbiamo insieme il progetto The Producers, quello insieme a Max Casacci e Gianni Maroccolo, musica per conferenze scientifiche, quindi condividiamo tante parti del lavoro artistico, ma anche della vita, siamo amici anche al di là. Io sono felicissimo, siamo a casa, proprio sono felice per lui. E poi Ron è un grande autore che mi ha proposto di lavorare sui suoi arrangiamenti, degli arrangiamenti dell'orchestra per il disco e anche per Sanremo. Ho ascoltato i brani come... insomma si deve fare per capire se era nelle mie corde, faceva parte del mio percorso, e devo dire che porta veramente due pezzi, soprattutto uno molto bello d'autore, e fa capire insomma il suo spessore. Lui è sempre stato uno dietro le quinte, non un frontman, e in questo caso si espone un pochettino di più e farà un'ottima figura. Le primissime impressioni di questo festival? Io mi sono fatto tutte queste, la quarta edizione di Fazio che faccio, poi ne ho fatte varie, Baudi, Bonolis, Morandi, di tutto, Mike Buongiorni, e devo dire che ovviamente è più vicino alle mie corde dal punto di vista stilistico, cioè avere Mauro Pagani con cui lavoro, amici, Stefano Senardi e gran parte degli autori, persone che conosco e che stimo, che leggo, è un plus, non plus, enorme. Gli ospiti parlano chiaro, insomma c'è Cat Stevens, ieri pomeriggio mi sono infilato, attaccato alle braghe e ci siamo commossi tutti perché le prove con Cat Stevens sono state meravigliose. Poi stasera c'è Rufus Wainwright, Damien Rice domani, insomma c'è una grande attenzione alla musica un po' altra, ma lo si vede anche dalla scelta delle canzoni dei big. Teniamo presente che Sanremo è un festival di musica popolare, quindi non si può pretendere di avere Aphex Twin, come tutti dicono, ah che noia... È normale, ricordiamoci cosa c'era 5-6 anni fa, insomma adesso senza fare nomi, ma c'erano veramente dei babbioni, per essere benevoli. Quando ti rivediamo a Varese quindi? Adesso a Varese stiamo programmando Microcosmi, grandissimo festival a cui sono molto legato, e se grandissimo lo diventerà, però nel nostro cuore è già grande e quindi stiamo cominciando a prepararlo. Poi da... saluto un grande tecnico del suono e un grande maestro, qui maestri, tecnici del suono. Poi da settimana prossima comincerò la trasmissione con Eli, le storie tese su Rai 2, quindi sarà anche lì divertente. Nel frattempo però lavoriamo sotto traccia per creare una rete di microcosmi, come appunto il festival si chiama, e ingrandire, fare un effetto valanga sul territorio per portare amici, bellezza e cultura a Comerio e non solo. Ci vediamo stasera e quindi poi a Microcosmi. Grazie Vittorio. Va bene, vado a truccarmi e mi tiro anche un pochettino quale.